della prima giornata della quarta edizione del Reggio Calabria Film Fest. E ci corre il dovere di dare un caro saluto allo purtroppo scomparso vice sindaco Gianni Rizzica, che fu uno dei fautori di questa manifestazione 5 anni fa. Quindi siamo vicini alla famiglia e gli inviamo, dove ora si trova, insomma, da gentiluomo qual era, un grandissimo abbraccio e un caro saluto. Detto questo, siamo estremamente contenti ed onorati di avere anche quest'anno un parterre di ospiti di livello artistico importantissimo. Inaugureremo oggi la prima giornata alla presenza di due autentici protagonisti del cinema italiano degli ultimi 20 anni. Non hanno bisogno di presentazione e comunque faremo una piccola introduzione tra breve, dopo il saluto del sindaco Giuseppe Scopelliti e dell'assessore Enzo Sidari. Siamo inoltre estremamente contenti di dirvi che quest'anno la mostra che sarà esposta al Teatro Cilea per tutti e 4 i giorni del festival ripercorrerà la vita e l'opera di uno dei più importanti fotografi italiani, del re dei paparazzi, del king dei paparazzi, della dolce vita romana e non solo, Pino Barillari, che è qui alla nostra destra e che poi più tardi vi darà un saluto. Ora lui che...